firmano. Firmano il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. E il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. I rappresentanti delle associazioni vengono ora chiamati uno ad uno per apporre la propria firma sul pannello. Al termine preghiamo di ritornare al proprio posto. Commercio moderno e tradizionale, per Feder Distribuzione il presidente Carlo Alberto Buttarelli. Per Associazione Nazionale Cooperative CONAD, il segretario generale Alessandro Francesco Beretta. Per Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori Coop, il presidente Marco Pedroni. Per Confcommercio, il vicepresidente Donatella Prampolini. Per Fiesa Confesercenti il presidente Daniele Erasmi. Per Conf Cooperative Consume Utenza il presidente Roberto Savini. Per Conf Imprese il presidente Mario Resca. Industria alimentare e non alimentare, per Federalimentare il presidente Paolo Mascarino. Per Centro Marca e Industria Beni e Consumo, il presidente di Industria Beni e Consumo e vicepresidente di Centro Marca, Flavio Ferretti. Per Union Alimentari Confapi, il presidente Paolo Uberti.
Per Union Food, il segretario generale Luigi Cristiano Laurenza. Per Assogiocattoli, il presidente Gianfranco Ranieri. Per Confindustria, il presidente Paolo Agnelli. Cooperative agroalimentari. Per Lega Coop Agroalimentare, il presidente Cristian Maretti. Per Conf Cooperative Fedagripesca, il presidente Carlo Piccinini. Agricoltura e trasformazione, per Coldiretti il segretario generale Vincenzo Gesmundo. Per Confagricoltura, il vicepresidente Matteo Lasagna. Per Filiera Italia, l'amministratore delegato Luigi Scordamaglia. Per Copagri il presidente Tommaso Battista. Per Confederazione Italiana Agricoltori il presidente Cristiano Fini. Artigianato, per Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, il presidente Dario Costantini. Per Confartigianato, il presidente Marco Granelli. Per Casa Artigiani il presidente Giacomo Basso. Distribuzione canale farmacie e parafarmacie per Feder Fabris il presidente Paolo Moltoni.
Per Federfarma il presidente Marco Cossolo. Per Assofarm il vicepresidente Luca Pieri. Per Farmacie Unite il presidente Federico Conte. Per Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, vice segretario Gaetano De Ritis. Per Confederazione Unitaria Libere Parafarmacie, il coordinatore nazionale Ambrogio Sartirano. Per Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane il presidente Davide Giuseppe Gullotta. Per Unione Nazionale Farmacisti, titolare di sola parafarmacia, il presidente Enrico Cancellotti. Gli ospiti sono invitati a raggiungere il Presidente del Consiglio e le autorità presenti per una foto di famiglia.